It's always a good time for Slav Polka.
boca. We'll be right back.
Eccoci qua, pronti per continuare con il nostro The Last of Us. Vedrete che c'è qualche grafichetta cambiata nuova e qualcosina di divertente. Adesso sto aspettando che arriviate, vedo che siete già in 4-5. Ok, ma adesso a breve iniziamo. Nel frattempo ho anche la cam nuova, diversa, vedete che sono così. A breve non avete più questo effetto un po' sfocatura. Devo mettere una luce che boh, prima o poi arriverà. Boh, il resto tutto bene. Qualcuno magari mi ha seguito già oggi che sia stato live con Apex, che anche se è il gioco dove in teoria sono più bravo, lo faccio andare in momenti un po' diversi da quelli programmati perché ancora non mi si conosce da quel punto di vista lì e quindi continuiamo con i nostri game survival horror, eccetera. Ne ho visti alcuni che poi faremo che non sono male. L'altra sera, tra l'altro, abbiamo fatto insieme alla serata retro con Double Dragon, mi ha fatto anche Forlomani. AIDS, che AIDS era veramente veramente carino e proseguiremo con quello la nostra fuga dall'Ade, che sarebbe l'inferno delle divinità greche, e quindi è veramente bello. Abbiamo visto che ha una molta longevità perché praticamente ogni volta che si prova a scappare, anche se poi non ci si riesce, anche perché ho trovato quella megera bastarda che ogni volta ci tartassa di botte, quando si torna alle stanze dell'Ade ci si può rispecchiare e quindi aumentare il proprio livello e quello rimane sempre, anche se perdiamo le armi e i potenziamenti, il personaggio è sempre più potente. Quindi prima o poi ce la faremo anche ammazzare quella troiona. Ok, quindi ci siamo, ci siamo. Ok, adesso andiamo a vedere il nostro The Last of Us. Quindi andiamo a proseguire con il nostro The Last of Us, che io ho già bello carico qua pronto sul mio monitor principale e vedo che si sta collegando anche qualcun altro e boh, quindi oggi è questo. Dunque, andiamo a metterlo che lo vediate anche voi. Trac! Ed eccoci qua. In questo caso se chattate la chat vi apparirà anche sul gioco perché ho cambiato, come dico, ho cambiato un pochino di grafiche, vedete che ci sono degli effetti animati, insomma un po' di cosettine. Io mi metto le cuffie, sennò non sento una mazza, mentre voi dovreste sentire sia gioco che me. Ok? Ciao Sete, tutto bene? Siete tutto bene? Mi sentite bene? Sentite alto, basso, tutto a posto? Ok, perfetto. Allora, andiamo a vedere qua. Dovevamo uscire. Avevamo lasciato la nostra ragazza incinta. E via. Perfetto, perfetto. Ecco, la PlayStation devo sempre un attimino chiedere perché ha tutti i parametri diversi rispetto agli altri. Buongiorno. Allora, vediamo un po' qua come uscire, da dove si usciva già. Vedi, questo è importante, bravissima Scatina Marina, che lei si mette a dialogare, a fare anche tra di voi. Questo che dovete fare questo tipo di attività anche per guadagnare più punti per voi. Che adesso io solo, non mi ricordo più da che parte si esce nel frattempo dal teatro. La mia gioia. Vieni qui a vedere, quindi mi chiama di qua, quindi andiamo. Volete vedere nuovi animali? Ah, nel frattempo ho delle carte che erano qua abbandonate da un po', non avevo ancora preso, facciamo che prenderla. Inutile, sarà tutto ricoperto di neve. No, il tempo di arrivare si sarà sciolta. Dove vai? Mi serviva aria. Voi che combinate? Non si dorme. Dai un'occhiata qui. Pensavamo di tornare via Ellensburg.
Se domani arriviamo a Fall City, ecco. È fatta. Le dolenti note. Ehi. Hanno avuto ciò che meritavano. Nel frattempo dietro di me è passata una mucca. Che è questa? Questa mucca qua. Sì. Un gatto che pesa 8 kg. Una bestia. Va bene per te. Deve per forza. Non va bene, Carver. Sì, che va bene. Poi scarti. No, Vascati va un po' così, ma non muoio dalla voglia di passare di nuovo dall'aereo. Perché c'è la luce, non c'ho la luce. Preoccupati piuttosto di come ti accoglierà Maria al tuo ritorno. Ne ho fatto di peggio. Comunque, in uno dei quartieri eleganti della città ho trovato una collana, luccica parecchio. Penso sia oro vero. Pensi sia oro vero? Sì, è oro. Vediamola. Guarda che so riconoscere l'oro. Allora diciamo che è da parte di tutti? Perché non ti trovi un regalo da solo? Vi lascio godere le sequenze, due chiacchierano. Ciao Brunazzo. Il live dal bus è totale, grandissimo. Bene. Ellie. Bene. Grazie per essere tornato per me. I guai dei miei amici sono i miei. Come la fai tragica? Fai vedere l'animale. Beh, allora diciamo che... mi diverto a tirarti fuori dai guai. Adesso arriva un altro animale. Merda! Jesse, alzati! Sulle mani o sparo anche a questi! Non ascoltarla, Ellie! Va via da qui! In piedi, forza! Non provarci, cazzo! Chiudi quella foglia! No! Cazzo! Stop! Basta! Getta l'arma! Minuscolo! Getta l'arma! No, no. So perché ha ucciso Joel. Ha fatto quello che ha fatto per salvarmi. Lei si chiama Elisa. È colpa mia se non c'è una cura, sono io quella che c'è. Piccola coniglietta. Che botta di... Lascialo andare. Hai ucciso i miei amici. Vi abbiamo risparmiati. E ci ricambiate così. Sì, minuscolo. Sai che adesso la ammazziamo questa qua. Caricamento. Papà! Ah no, flashback, porco due. Papà! Tanto il flashback papà. Di quella tipa lì. Andiamo. Sì, è minuscolo. 4 anni prima. Papà, papà, mi cerca il papà. Papà, andiamo! Otto. Perché fai sempre così? Ehi! Dove cazzo si è nascosto sto beduino? Come ho già detto altre volte, i flashback non è che mi strapiacciono, però si fanno. Danno papà! Più robustezza. Guardate lo scoiattolo, l'avete visto? Che se n'è andato su. Dove sei? Danno più, diciamo, spessore alla storia. Ci sono. Sì. Papà! Andato di lì, ma di qua okay. Non mi fa scavalcare. Mi supero la recinzione. Sarà da passare da qualche parte. Tipo qua. Andiamo. Wow. Cavolo.
Ce l'ho già. C'è già, c'è già. C'è già il maschio. Allora, spaccare il vetro. Vaffanbagno, ho sbagliato birra. Dov'è che è? Dov'è là? Ok. Ha funzionato. E voilà. E siamo passati dall'altra parte. Ciao Monica, come stai? Tutto bene? Oh, ma guarda, 1978. Virginia. Vediamo un po'. Riponi. Vabbè. Bene, tutto bene, dai, tutto a posto. Ero poco fa, ero davanti a casa tua. Portavo a spasso uno dei vari animali. Questo lo posso usare per andare qua sul tetto. Forse posso salire sul tetto. Sì, sì. Ero lì col nero. Ok. Adesso vediamo di non scendere dalla parte sbagliata. Perché se scendevo qui, calma, scendevo esattamente da qui, dalla parte dove ci può passare, cioè dovevo fare tutto la merda. Sprofondato e siamo caduti nella merda. Abby? Vedo che sei sporca di fango, tesoro. Anche tu, sai? Dove? Proprio lì. Oh. Già. Sai, tutte le volte che sparisci mi fanno un sacco di storie. Andiamo. Si preoccupano per la tua sicurezza. Questo bosco è sicuro. Papà. Abby, so che è passata dietro questa fila di alberi. E? Partorirà a giorni, controlliamo che stia bene e poi rientriamo. Te lo prometto. Basta che facciamo in fretta. Visto? Ci pensa la mia bambina a proteggermi. La mia bambuina. Come sapevi che ero? Diciamo che aprire qui. Owen ha fatto la spia, ha fatto il suo dovere. Mi aveva dato la sua parola. Buon appetito a tutti. Come l'hai convinto? Non parlare. Solo a te. Ho solo chiesto. Mickey? Michele, Michele, non so se c'è, sai. C'è. Penso che sia Stefano. Dal parco giochi. Andiamo. Ehi, da un'occhiata. Michele ultimamente fa. Wow. Fa l'assenteista. 1978. Manca nella mia collezione. Puoi tenerla. Ma solo se mi prometti che è l'ultima volta. Anche quel okay, beduino di Mitch fatto. Potrebbe intanto collegarsi. Sì, che non ti credo. Non capisco come mai. Forza, cerchiamo ancora. Papà. Ah, non so se ti perdonerà mai. Tra poco potrai tornare da Owen. Aspetta, come? Niente. Ah, lavora. Solo ho notato che siete spesso insieme. Più del solito. Secondo me guarda i port e non te lo dice. Da quant'è che lo sai? Sono tuo padre. Noto i dettagli. Per esempio, fate di tutto per non incrociare i sguardi. Dopo mi vesto da dinosauro. Siete tutti seri. Siete teneri. Quello verde, però. Non quello rosso, quello verde. Quello rosso è un'altra solo sfida. Solo perché è un cretino. È diventato molto gentile con me. Ok, quindi ragazzi, Scattina Marina ha riscattato Azno Skill Rex. Quindi mi devo vestire da dinosauro. Figurati. Quindi, adesso faccio questo pezzettino qua.
Poi metto pausa un attimo, mi date un minuto, mi vesto da dinosauro e sarò qua vestito da dinosauro per tutto il resto della live. Datemi un attimo, quindi non scappate, che mi vesto da dinosauro. Ok? Avete vinto la sfida. Lo scrivo anche perché se arriva qualcuno... Sì, sì, va bene. Solo una cosa, voi potete fare anche le clip e ve le salva, eh? Quindi allora un attimo che mi vesto da dinosauro e torno. Bene, eccomi qua, adesso andrò un attimino con la schermata quella più grossa, così potete vedermi vestito da dinosauro qua, chiaramente voi potete, siete liberi di registrare le clip su questa roba, ok, vedete che è così e dovrò fare tutta la live vestito da dinosauro, così... Così, vedi, ci sono le varie sfide da fare, se voi cliccate sotto sui punti avete varie cose e potete vedere ce ne sono molti, mostra l'animale, Adonski smascherato, The Mexican, lasciatemi cantare, dinosauro di fuoco eccetera, poi c'è la sfida delle community che questa è molto bella però la vedete solo unicamente per ora se avete un PC. Ok, quindi ora con questa sfida che comunque costava anche parecchio, io sono costretto a fare tutta la live vestito da dinosauro. Adesso vedrò solo come fare a far entrare le cuffie qua dentro, perché le cuffie le devo tenere per forza, che se no non sento il gioco. E voilà, ok, perfetto, così adesso lascio un secondo qua così mi vedete bene. Mando un messaggio ad alcuni che volevano vedere sta roba, così mi sputtano completamente, visto che avete vinto la sfida e vi sono vestito da dinosauro. Secondo me tu hai già chiamato Michele. Andrea, vedete, lui, Andrea tipo lo voleva vedere questa. Potete fare le clip, vi vengono salvate sul mio canale. Quindi vedete che mi sputtano io automaticamente. Ok, adesso poi torno anche al gioco. Bene, quindi avete visto, ho anche, è tutto il costume, eh? Non è che è solo, c'ho anche la coda. Guarda, vedi che roba. Allora, aspetta che lo mando a qualcuno. Sì, sì, aspetta. Aspetta. No, Andrea c'è già, quindi a lui non lo mando. A qualcuno l'ho mandato. Cosa davanti più lunga? Ma insomma, no. No, no, più lunga. Girati ecco qua. Bene. Gira ancora, fa vedere il culo. Gira. Ragazzi, se vi interessa, vi puoi anche cagare. Così se c'è qua bisogno di andare
E mi ha detto, è anche accessoriato questo vestito da dinosauro. Così se è anche accessoriato. E quindi, ragazzi, adesso mi tocca fare tutta la live vestito da dinosauro. Ok, bene. È ovvio che poi fatto questo, adesso si stanno collegando più spettatori, si vede che questa cosa piace parecchio. Ora, boh, torniamo però al gioco. Quindi io continuo a esserci lì sotto, ma ci sono, vestito da dinosauro, come vedete, ho mantenuto la sfida e via, quindi... Sono costretto a essere vestito, è arrivato anche Glenn. Vedete, adesso arriveranno tutti, perché così beh, spargete pure la voce, fate le clip se volete che vengono salvate sul mio canale. Infatti i spettatori qua stanno proliferando. Voi ne vedete meno di quelli che vedo io subito, quindi siete già una decina. Aspetta, è un modo subdolo per insegnarmi a seguire le tracce, vero? Non oserei mai. Sta funzionando? Beh, in effetti ti ho trovato. E via, tenete conto che questo lo devo fare per tutto il tempo. Ho anche le cuffie sotto, guardate che spettacolo. Sembro il dinosauro di Tron, praticamente. Allora mi ascolti. Hai i tuoi momenti di saggezza. Ok, eccoci qua. Qua devo cercare le tracce. Vedi altro? Non ancora. Cerca. Morterro. È arrivato anche Morterro. Vedi, tutti arrivano adesso. Good evening, Morterro. From the dinosaur at no skills. Papà, ho trovato qualcosa. Oddio. Ha già partorito. E guarda, due serie di tracce. Papà. È lei. Andiamo. È un brutto segnale. Già, sta soffrendo. Nel frattempo mi arrivano anche messaggi. Strani. Già girano foto mie vestite da dinosauro, vedo. Vedo. Foto mie che girano su WhatsApp e in giro, va bene. Andiamo. Papà, aspetta, potrebbero esserci degli infetti. Questa zona è sicura. Sai che si spostano. Sei armata, giusto? Certo. E va bene, continuiamo la nostra avventura. Oh, merda. Vestiti da dinosauro. Ah, no, questa no. Oddio. Dobbiamo liberarla. Posso togliere un po' di zoom? C'è una zebra impigliata. È tutto a posto, buona. Calma. Vogliamo aiutarla. Tranquilla. Accidente. In profondità. Ok. Abby. Aspetta. Ecco. La tengo ferma. Ok. La buona. Oh. Ehi, Doc, sei qui? Sono qui, Owen. Cosa? Ehi, vieni, tienila ferma. Ok, diminuisco. C'è bisogno di te, Owen. Così tienila. Vi vedete un pochino più... Avanti. Qui, occhio. Sì, va bene, avvicinati. Calma. Quasi. Ok. Ah, bastardo. Ma puoi fare anche le clip. Salvi le clip e rimangono sul mio canale. Sì, ma lo sapevi questa cosa? L'ho scoperto per caso. Arrivano messaggi. Che succede? Guarda, devi stare più centrale. Vieni. Solo che io mi muovo al contrario. Vieni.
Allora, dato vi faccio rivedere la coda nel frattempo. Doc, che c'è? Che ragazza? Quella di cui parla sempre Maria. Nascosta, c'è la coda. L'hanno trovata nei tunnel. Ha un vecchio morso sul braccio. Però non è infetta. È arrivato anche Ellie. Anche i corna. C'ho anche le corna, sì. La stanno analizzando ora. Con le orecchie. Serve il tuo. Le orecchie. E voilà. Vabbè, che cacchio sono queste? Cappuccio. Ah, il. Vabbè. Cappuccio. E quest'altro coso. Andiamo. Ok. Come faccio a ridurre icona se voglio usare un attimo WhatsApp? Chiudi. Non lo so, non penso che riduci icona. Vai solo in un'altra applicazione senza chiuderla. Io schiaccio home, poi non so nel tuo cellulare come sia questa cosa. Sono più carino vestito. Eh sì, perché questa cosa fa da capelli. Non è una prova. Effettivamente fa da capelli. Mi è chiara questa situazione. E sei disposto a ucciderla? No, grazie. Sviluppare un vaccino che salvi migliaia di guarda così. Faccio guarda che roba, stanno diventando gli spettatori per sta cosa. Nessuno segue più il gioco ormai, però va bene. Sto solo cercando. Dillo. Il tuo approccio. E se fosse Abby? Bene, mi sa che adesso chiamerai anche Whisky. Sente, mi sa che chiamerai anche lui. Voluttato a tutti i sacrifici, alle atrocità. Adesso appena finisce la sequenza rimetto un attimino lo schermo intero così mi vedete di nuovo per intero. Che cosa faresti? Facciamo però aggiustare la sequenza perché sennò ragazzi qua non va bene. Abby, ti ho portato la cena. Grazie tesoro. Senti. Ricordatevi che basta restare nel canale e io ho impostato diverse sfide stupide come questa. Ce n'è una ancora più figa che è quella della community, però chiaramente molto alta, dura 30 giorni, dove sono vestito da dinosauro, canto Du hast dei Rammstein con un furetto in mano. Quindi quella è una sfida che registrarla, e tra l'altro lo faccio a schermo intero. Ah, ecco, vedi, Ellie ha già contribuito alla sfida, super sfida della community. Vedete che lei è un'altra che si mette e vuole vedermi vestito da dinosauro cantare Du hast dei Rammstein con un furetto in mano. Quindi ci sono tutte le varie sfide, quindi qualcuno ogni tanto le riscatta. Una volta ho dovuto farlo con la maschera degli Slipknot, però quella solo 5 minuti perché non ci vedevo più un cazzo. va bene, lurca. Perfetto, va bene, intanto ne becchi più o meno 200 ogni ora. Vediamo se è finito sto cacchio di flashback. No, ancora no. Allora, però prima di andare avanti qua mi rialzo in piedi e ve lo faccio vedere. Studia il testo della canzone Vibratori di Ruggero dei Timidi. Va bene. Allora, aspetta che metto un attimino schermo intero così vedete bene. Allora, questo è il primo piano. Allora, tra l'altro c'è anche un bonus perché vedete anche un animale a gratis, quindi sfida a gratis sull'animale in campo. Quindi mi rialzo e vedete che sono vestito per intero e con coda. Vado da questa parte che se no non si vede più. Quindi con coda e costume con, cioè se uno deve andare accesso, e voilà, vedete, pronto per l'uso. Ok, quindi è anche un costume pronto per l'uso. Ok. Se c'è qualcosa da paura e devi cambiare pannolini, puoi non togliere, esatto, neanche. Via. Ritorniamo in game però adesso, che sennò qua hai visto, che hai fatto mega clippona. Poi ci sarà Ellie che mi dovrà spiegare come fare le gif di ste robe, che lei è capace, io non ci capisco un cazzo. Cioè, sono capace a aggiustare i PC, montare le reti, sistemare le cose, però se devo fare una gif di ste roba, un casino, più facile che faccio un video. Ah,
Ah, ok. Ho capito. Sei arrivato. No, no, sono ancora. Devo fare tutta la live vestito da dinosauro. Tutta la live. Ciao Tetonka, guarda. Ti faccio anche un favore, guarda che vado di nuovo a schermo intero. Così mi vedi. E col vestitone e coda annessa. Coda annessa. Ok, vedi? E come ho fatto vedere prima c'è anche il cernierone. Se uno deve andare a fare il 2, diciamo, non la 1, la 2. Per la 1 c'è il cernierone davanti. lo trovi preso da... Tu che l'hai preso dai cinesi? Cosa? Il costume? No, in Ucraina. Ah no, il costume ce l'hanno mandato dall'Ucraina. Però ci sono, si trovano dai cinesi o comunque si trovano. E ce n'è un altro, se voi guardate le varie sfide, c'è anche quello da drago rosso. Capito? Quindi, cioè, non è che c'è il drago di fuoco, quindi le sfide sono varie cose. Quindi sono le varie sfide dei punti canali, del canale che vedete, le prendete assolutamente senza fare nulla, nel senso non dovete spendere soldi, abbonarvi al mio canale o che cosa, state nel canale, scrivete, che scrivendovi da qualche punto in più e via, e poi potete fare le varie sfide. No, io sono italiano, la mia ragazza è ucraina. La tua zia preferita è ucraina, devo andarci quest'anno, quindi parli ucraino o russo? Mannaggia il Covid. No, Apex ho giocato oggi live. Vai a giocare anche adesso Apex. No, adesso ho questo da fare. Ah, ho capito, ho capito. Questa tipa è bastarda questa qua. Ah, scusate, vi sto facendo perdere tutte le varie di gioco. Scusate. Basta. Per vedere me non era proprio il top. Finiamola. Non mi ero accorto che avevo lasciato nel monitor spia la cosa, perché io vedevo il gioco e quindi invece non mi ero accorto che c'ero ancora io ingrandito. Quindi avete fatto tutti i video possibili, immaginabili e mi avete fregato. Abby. Tranquilla. Ti senti bene? Sì, sì. Che succede? Ti ho cercata dappertutto. Ci hanno convocati. Isaac ci vuole al fronte. Cosa? Sul serio? Temo di sì. Muoviamoci. Partiamo subito. Certo. Vamonos. Ok. Ok, allora. Cazzo. Vediamo, qui ci ha fatto fare prima il flashback con lei giovane. Grazie. Adesso per si fanno la fare. Invece lei. Di niente. Nel presente. Chi era stavolta? La cuoca? No, la tipa del meteo. È scesa giù dal monte. Ah, la scienziata. Ah, questi sono in una palestra. Però è ossessionata dal lavoro. Ha parlato 2 ore di una tempesta e non lo so. Ne è valsa la pena? Cioè, hai capito, col Covid le palestre sono chiuse. Qua c'è un'epidemia mondiale dove ci sono zombie dappertutto e le palestre che c'è la gente dentro. Io lo penso ogni volta. Ammazzerei qualcuno. Anche lei? Non confermo. C'è anche così. Dove sono? Qua. Wow. Sono un gatto.
se vedete, voglio ci sono maiale. Tanti. Ci sono, basta che lo chiedi. Io devo parlare con mio padre. Vuoi mangiare? Sì, ok. Prendimi qualcosa con piccante. Prendo quello che voglio. Ok, guarda, guarda quanta gente che c'è qua. Cazzo, ammazzarli tutti sarà dura, sti qui. Guarda quanti ce n'è. Felice di vederti. Guardate qua i polli. La roba che non hanno da mangiarsi qua, vale salsiccia, c'è pure una mucca sventrata là. E cosa usi? C'è una macchina per stringere la fascia. Water, 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 acqua. Ho sentito che non si la passa bene. Qua c'è uno con cui parlare. Ho una. Uno che o si una. Mangia oggi? Da dietro non burrito. So. Burrito. Di nuovo. Burrito. Beh, burrito. Abby, che stai facendo? Ehi, tenemo spessa, dammi tre burritos. Eh no, mettiti in fila. Che cazzo? Scusami. Rispetta la fila come puoi. Scusa. Stiamo andando al fronte. E dai. Che vergogna. Perché ne hai presi tre? Ridanne uno. Ehi, non preoccuparti. Mel verrà con noi. Manny? Non è giusto però così. Dov'è il tuo zaino? Perché è passato davanti alla fila e ne ha preso uno in più. Perché vi voglio bene. Alla fine sono tutti sono dentro l'apocalisse di sti mostri. Lei sa che vengo anch'io. Sicuro? Ed è d'accordo? Mm-hmm. Sì. Perché il tuo sì sembra un no? Perché vi mando le mie mostre? È solo l'accento. Così. Senti, non fare la paranoia. Secondo me ti diverti a mettermi a disagio. No, è la vostra occasione per lasciarvi tutto alle spalle. Ci saremmo scambiate due parole dopo Jackson. Sai che Simo è andato perché andava all'Isle of Mapics, sai. Certo che no, dovete parlare e chiarirvi. Anche lei voleva vendicarsi su Joel. Ma lei non è come noi. Non aveva mai visto niente del genere. Ammazza Iene di continuo. Con Joel è stato diverso. Ricorda, noi tanto siamo... devo fare tutta la live vestito da dinosauro, eh? Quindi Abby, siamo una famiglia. Che a differenza della maschera di Slipknot che ho messo l'altra volta, chiedo, comunque mi dava fastidio, mi impediva un po' di visuale, questa tutto sommato, anche se ho le cuffie sotto, come ho già fatto vedere, sembro Tron. Ciao Simo, ci vediamo. E le cuffie tutto sommato si sopportano. Prepara le tue cose, passo a prenderle. Sì. Fai la brava. Vediamo un po' che cosa fanno queste. Ah, siamo all'interno di uno stadio. Scienziata, eh? E voilà. Toc toc. Sei pronta? Sì, quasi. Ciao. Ciao. Non sei esonerata dal servizio? Non proprio. Ah, questa è quella che ho ammazzato. Devi solo fare domanda. Preferisco rendermi utile se posso. Con l'altro. E Owen è d'accordo. Con Owen non decide. Ellie, non questa che c'è in chat, ma con l'Ellie del gioco ho ammazzato essa. Questa tipa incinta. Nella puntata precedente. Quindi questo è un flashback. Pensavo fosse il presente. Hanno richiamato?
È solo un cambio di sede, tranquillo. Quando sei lì, puoi passare da mio padre. Sta... non lo so. Peggio. Come peggio? Si lamenta di continuo per un dolore ai polsi. Non regge neanche le posate. Forse deve aumentare gli antidolorifici. So che vi hanno trasferiti alla 96. Sì, mi piace. Resident Evil e The Last of Us. Sì, ma infatti Survival Horror sono molto belli. Vedere tutti quei ragazzi. O anche già mette qualcos'altro del genere. Se andate a vedere, trovate il trailer di un videogioco che si chiama Hill. Scritto I-L-L. Andate a cercare, trovate il trailer. Povero vedete che è bello, bello devastante. E ce ne sono altri che comunque sto valutando. Beh, AIDS comunque non è male, eh. Vabbè, è un gioco completamente diverso, più diciamo che una via di mezzo tra un Diablo e un Path of Exile, diciamo così. La prendi tu? Però non è assolutamente male, né come grafica né come azione. Poi comunque, anche se tante volte ripeti le azioni, tutto sommato ti lascia fare un sacco di cose. Ehi, bella. Per Resident è aspettare che esca quello nuovo. La ragazza preferita. L'unica che ti sopporta. Non essere geloso. Ehi, Al, andiamo ai camion? Potrei rigiocare Resident Evil Resident Evil 7, se qualcuno non l'ha visto. Ciao, Urso. Quello è molto molto bello. Ok, visto che hai chiesto, per favore. Prendi la palla. Ho lanciato la palla al cane, nel frattempo me la riporta. Tac. E me la porta. Oh, potrei stare qua 2 ore a lanciare la palla al cane. Adesso gli tiro un pugno, me la ridà? No, me l'ha messa giù lui. Niente pugno al cane. Oh. Ok, vuole che gliela lancio. Via, vai. E mi riporta la palla. No, mi dispiace, ma me ne vado. Quindi la palla te la tieni tu. Final Fantasy 7. Potremmo anche fare quello. Bene, sì. Non è un problema. Hanno fatto da poco una versione nuova, no? Cosa per Isaac? Mi sembra che ci sia. Non so se c'è già su PC. Solo sulla PlayStation 5. Chiedile dei comuni. Voldemort. Ciao, Lord Voldemort. Benvenuto. Ci sembra un vantaggio. Voldemort è quello di Harry Potter. Le famiglie. Senza guerra. È quello di Harry Potter. Non credo. Ehi, Abby. Io impazzirei. Ehi là. Vedi, allora, per quello, allora, se ci fosse sul PC lo posso fare, se no devo aspettare che mi consegnino la PlayStation 5, che però adesso non si trova, perché non c'è su altre piattaforme. Prima run. Sì, è la prima volta che faccio il gioco, sì, assolutamente. Cioè, nel senso, live sono andato già tante volte, però sono partito da zero. Che camion ci sono? Perché gioco su multipiattaforma, quindi su PC, Xbox e PlayStation, sulla 4 finché non ho la 5. E questo è uno dei giochi che faccio sulla PlayStation. Grazie. Tra l'altro oggi mi vedi vestito da dinosauro perché hanno vinto la sfida. Di solito sono vestito normale, però hanno vinto la sfida e quindi devo fare tutta la live vestito da dinosauro con sotto le cuffie che sembro Ready Player One o Tron, scegli tu così. Sì, il film, cioè il gioco è molto molto bello. Devo dirti la verità, è molto molto bello. In generale gioco solo... come dico, in generale... gioco solo le esclusive su PlayStation. Infatti anche God of War potrebbe essere uno di quei giochi che, anche se l'ho già giocato, per chi non l'ha visto è molto bello. Ciao Franco. Oh ragazzi, quando mi vesto dinosauro cazzo arrivate tutti, Tutto bene, che dici, Franco? Ti va una sfida? Chi perde pulisce casa. Ah, vuoi rischiare? Facciamo la sfida con un caricatore. No, il gioco comunque Lord Voldemort è molto 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 bello. Sì, io l'ho già fatto, ma quello non l'ho ancora portato live. C'è tanta gente qua che
segue il mio canale, che probabilmente ancora non l'ha visto perché tanti sono giocatori PC e quindi magari non l'ha visto, quindi assolutamente sì. Tra l'altro spero, mi pare che ne facciano una versione successiva poi per la PlayStation 5, e prima o poi anche quella tornerà nuovamente disponibile. Quanti devo... Ancora un colpo. Direi che sto facendo meglio io di lui. Alla prossima voglio la tua arma. Sì, perché è merito dell'arma. Allora, sul mio canale... Allora, a parte qualche volta che faccio le serate retro, comunque lo vedi nei vari stream. Oppure puoi tirare il bucato. Gears of War 5 sull'Xbox Serie X in questo momento, The Last of Us parte 2 su PlayStation. Su PC sto portando AIDS, Apex Legends e qualche retro, andiamo, diciamo così. E no, su Xbox porterò poi anche Doom Eternal, che adesso non ho ancora portato, e su Xbox Serie X Assassin's Creed Valhalla, che però in questi giorni sto portando meno perché a sentire anche i ragazzi che sono qua in chat, comunque, che mi seguono, lo trovano un pochino più noioso, quindi sai, io comunque in generale mi baso su quello che mi dite voi. Ho portato Resident Evil 3, che però l'abbiamo finito sull'Xbox Serie X. Anche lì c'ho anche Resident Evil 1, c'ho Resident Evil 2, potrei anche portare quelli volendo, i vari, c'ho il remake. Picchiaduro in generale no, ma perché non sono molto bravo io. Ho portato ieri, no, non so se era ieri, sì, ieri sera ho portato Double Dragon, che però è come retro, diciamo, un vecchio, una vecchia gloria da sala giochi, diciamo. Quindi ho fatto Double Dragon 1 e l'ho finito, e diciamo live. Ho fatto Double Dragon 2, non sono arrivato quasi alla fine, ho fatto Double Dragon 3 ieri sera per un piccolo periodo, e poi ho fatto AIDS. Invece un'altra volta ho portato Street of Rage 4, che è sempre un picchiaduro a scorrimento old school, diciamo, vecchia scuola, però ho portato il remake, e quello non l'ho portato su PC ma l'ho portato su Xbox Series X, anche se poi non è un gioco che sfrutta delle particolari funzioni della Serie X, cioè. No, per Isaac non è importante. Stiamo pescando molti salmoni. Che volevi dire su me, Owen? Diciamo che mi piace molto Dead or Alive, ma come dico, non sono molto bravo, cioè non sono un grosso spettacolo da vedere. Mortal Kombat ce l'ho, l'11. Con te ha parlato ti ha detto nulla? Ho portato Spider-Man, Miles Morales, ho portato tutta la demo di Resident Evil Village. La demo di Resident Evil Village potrebbe essere una di quelle cose che porterò anch'io. Quella sicuramente, sì. Devo decidere solo su che piattaforma, ma molto probabilmente su Xbox. Sì, sì. Col padre non sono prossimo, ma vabbè, PS5 solo, non ce l'ho ancora. Ma neanche su PC, eh? Molto, molto buono.
Certamente, guarda, non c'è assolutamente problema. Dopo ti atto e così ti seguo, andrò a vedere anche la demo. Come dicevo, non c'è su PC quella demo, è solo sulla PlayStation 5. Anzi, faccio che controlliamo che qui sia darti subito dal cellulare. Così sono sicuro che non ti dico una cavolata, perché poi magari dopo mi dimentico, invece così ti addo subito. Quindi dunque, Lord Voldemort 117. Scusate solo un secondo. Immagine in bianco e nero come sfondo, e faccio piccolo grande sognatore appassionato da sempre del mondo del gaming, eccetera, giusto? Ho messo il segui. Mortal Kombat 1 di Resident Evil, sì, sei tu. Ok, ti ho messo il segui, così andrò a vedere il tuo canale più tardi o domani, comunque quando ho tempo. Ma figurati, ci mancherebbe, d'altronde anche te sei qua. Alla fine penso che un pochino bisogna aiutarsi tutti. Volete poi comunque, vabbè, non mi interessa particolarmente Mortal Kombat, ma Resident Evil Village e poi anche The Last of Us, questi giochi qua, se li giochi piacciono anche a me, quindi ci mancherebbe. Sarà più sicuro restare qua. Andiamo. Pensa che se te guardi le sfide, ce ne ho anche uno rosso, quindi lì dipende. Se te guardi c'è anche la sfida della community, no? Nelle varie sfide ci sono varie cose, ce n'è una col cappello da pirata, c'è un'altra dove metto le maschere, eccetera. Cioè, questo è il dinosauro quello verde, ma c'è anche il dinosauro di fuoco, quindi quello rosso, che costa un pochino di più, come è giusto che sia. Quindi c'è questo, e poi c'è un'altra sfida, quella della community, che è ancora più figa, dove praticamente se ci arrivate, chiaramente dovete investire un po' tutti in quella, perché dipende, si vede solo dal PC, tra l'altro, non dall'applicazione Twitch. e con quella praticamente, vestito da dinosauro, canto Du hast der Rammstein con un furetto in mano, quindi quella è una sfida piuttosto totale. No, dipende se fanno, cioè le sfide che fanno gli utenti del canale. Quindi cioè, è capitato che ho fatto parte della live 5 minuti per l'esattezza, perché di più diventa difficile, con una maschera degli Slipknot addosso. Se no, in generale no, sono vestito normale. Forse ecco, almeno mettendo i travestimenti sono un po' più bello. E dipende da chi, dalle sfide. No, in realtà è capitato una volta che mi hanno fatto mettere la maschera, e questa volta qui che mi hanno fatto mettere il vestito. Anche perché comunque farmi mettere il costume sono 5.000 punti, quindi nel mio canale ci devi già venire parecchio. Così anche ci divertiamo assieme a fare ste puttanate. Oh, quest'altro è morto. È ne finita. Sento altri. Sì. Sì, boh, no, sono finiti. Via libera. Sparare è molto meglio che ubriacarsi e guardare. Che c'è? Niente. Ok, bene. Ora possiamo uscire da qua. Aspetta, qua c'è una porta, magari c'è qualcosa dentro. No, sono solo passaggi. Esatto, in questo modo ci divertiamo. Ehi, guardate lassù, dobbiamo passare da lassù. C'è una luce, vedete? Può essere un'uscita. Capire voglio come arrivarci da sopra, forse da qua. Sì. In compenso ti posso dire, Lord Voldemort, che facendo vari giochi, anche quelli retro, tipo ho fatto Double Dragon l'altro giorno e tutto, no? Devo dire che in generale
Questo gioco è, ha le sue complessità, ma i giochi di una volta, ragazzi, erano veramente un'altra storia, nel senso, come difficoltà. Va bene, ecco, Lord faccio prima, sì, perché mi viene difficile dire il nome per intero. Comunque, Lord, dicevo che la difficoltà di questi giochi c'è, seppur abbiano molta più grafica, molto più storia e tutto, ma la difficoltà che io trovo a fare un Street of Rage 4, per dire, è decisamente superiore, perché certe cose erano quasi impossibili. E anch'io più o meno da sempre. Allora, no, ho sbagliato, ho rischiato di volare giù, ho preso la rincorsa. Beh, io ti chiamerò Lord. Adesso il casino è che se c'è ancora qualche mostro l'ho attirato. Infatti. Avevo un cazzo di creeper. Ci pensa al cane, bro. Arrivano! Andiamo! Guarda, io ho giocato dei giochi, non so se tu hai mai giocato dei giochi così, tipo Dream Barret, Commodore 64, Super 20, Amiga, Spectrum ZX, c'erano dei giochi alcuni vecchi, o Gunsmoke, piuttosto che quelli proprio da sala giochi, tipo il buon vecchio Ghost and Goblins. Oh cazzo, questo è bastardo, devi andare via. Ma fottuto. E un po' guardando la chat, un po' guardando il gioco, ho avuto qualche difficoltà, ma ha seccato. A parte che mi seccano anche, non è che sono così fantastico. Molto diverso rispetto al game, è veramente un altro mondo. Comunque valuterò per alcuni giochi di legare tastiera mouse alla console. Posso via. E quello fa male. Dovrebbe essere scoppiato però. Sì, è andato. Raccogliamo tutti gli oggetti. Sono finiti. Sì. Spariamoci un kit medico. Sì. Che posto del cazzo. Andiamo. La PS1, Stefano, praticamente era una versione evoluta della prima PlayStation. Evoluta, in realtà sostanzialmente era lo stesso processore. Era cambiato il design, e l'avevano, diciamo, fatta come reboot, una cosa del genere. Però sostanzialmente è la PlayStation, la prima. Spero di aver chiarito per ragazzi. Sete. Manny. Dai. Sì, molto molto più difficile. Sì, ma avevo capito che cosa intendevi. Prima le signore. Si capiva. Un mese in più e non sarei passata. Prego. Hai detto le signore. Mi piace. Ok. Se tu vai a vedere i primi videogames di successo, come il famosissimo Space Invaders,
sostanzialmente aveva dei mostriciattoli che si muovevano, facevano pam 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 pam, e che scendevano con questa musica irritante ed era sempre solo più veloci. Però quando superavi le prime, gli altri che venivano giù veloci, ragazzi, non dico che fosse impossibile, ma per quanto sia stupido, provate a scaricarvi da qualche parte o a giocarvelo online, sicuramente c'è qualche flash game o che cosa di Space Invaders o Arkanoid o cose del genere, e vedete che non sono per nulla delle sciocchezze. Poi il gioco in sé è banalissimo, ma ragazzi, quelle robe lì, cioè veramente, io forse in sala giochi su quello non ci ho gettato tanto perché ce l'avevo sullo Spectrum, ZX Spectrum, chi è che se lo ricorda, lo ZX Spectrum. Sì, Monster Hunter ho visto che c'è, non è maluccio, però non posso fare tutto. Ti chiedo una cosa però, Lord, se poi magari tu lo puoi verificare sta cosa qua che adesso sto giocando, se no la verifico io poi dopo. Ma dicevo, la demo di Resident Evil Village è unicamente su PlayStation 5 o magari ce n'è anche, c'è anche per PC? Perché se ci fosse anche su PC non sarebbe un problema portarla finché non alla PS5, anche se al momento comunque mi farò una ricerca, perché se fosse anche su PC la posso portare lì, che adesso purtroppo non ho modo di, c'è la PS5, non ce l'ho, mi deve arrivare sostanzialmente, perché ho venduto una Xbox One X che avevo in più e ho da vendere la PS4, la somma dei soldi di quelle mi danno la PS5. Comunque farò la mia ricerca. Ora, da dove cavolo si esce da qui? Quindi no, di là siamo entrati, si deve arrampicare da qualche parte sicuramente, però raccogliamo tutti i vari oggettini qui. Però se mi fa raccogliere tutte ste robe vuol dire che insomma questo pseudo flashback con sta tipa non deve essere così corto. Ah, di qua si esce, qua ci sono altre cose da raccogliere anche per potenziare le armi. Mua. Forse c'è un'uscita. Sì, ho visto l'uscita. Vedi, tipo adesso, vabbè, io l'uscita l'avevo vista. Però cosa è capitato? Che non l'ho guardata per un po' perché gironzolavo. Ma mi è apparso suggerimento su dove uscire. Cioè, queste cose qua sui giochi arcade da sala giochi piuttosto che retro sono cose impossibili. Dio. Cioè, non esistevano proprio. Potevamo passare da qui senza preoccuparci delle iene. Solo per possessori di PS5. Vabbè, comunque sarà un'esclusiva limitata, quindi magari tra 10 giorni, tra 15 giorni, tra un mese ci sarà anche per il resto. Perché comunque il gioco è multipiattaforma. Su questo perché noi ne sono certo. Di conseguenza è solo questione di tempo. Quei ragazzi ci hanno attaccato. Ma andrò a vedermi sicuramente la tua. Quindi almeno una visualizzazione in più ce l'avrai di sicuro da me su quello, perché mi interessa. Ma neanche nostra. Assolutamente. Li hanno uccisi loro. Ok. Chiamo Ferro. Qui sembra tutto calmo. Occhio alle linee di tiro. Ok, dunque. Di lì non si entra, di qui non si entra, di qui è chiuso, non mi dà neanche la... Ah sì, adesso mi fa provare. Ah, alla fine mi fa entrare da qua, prima non mi aveva dato... Qualcosa blocca la porta. Forse c'è un altro ingresso. Trovate il link del mio canale YouTube in caso, c'è pure caricata lì, ok. No, vabbè, prima la guarderò penso su Twitch, a meno che tu preferisci che la guardo su YouTube, dimmi te. Anch'io c'ho il canale YouTube, ma in generale non mi interessa se uno lo guarda di qua o di là, anche se ovviamente poi su Twitch sparisce. Dobbiamo superare questa recinzione. Tagliamo da uno degli edifici.
Speriamo non vada come l'ultima volta. È un'idea migliore, Manny? No, era per dire. Allora, adesso cerchiamo di capire. Mi concentro un attimo sul gioco per cercare di capire come andare oltre quella recensione. Forse da qua? No, qua non mi fa salire. Né con amici né con altro. Quindi no. Su quel tetto no. Da là non mi fa entrare. Non c'è un buco per terra da qualche parte? Suggerimento. Non so che fare. C'è un cavo qua su. Dammi una mano. Un cavo. Vabbè, hanno fatto loro, mi hanno detto che c'era il cavo. Ah, vedi, ci si arrampica lì. Manny, va a vedere su. Ok. Che muscoli che c'ha sta tipa. Una donna o che? Il cavo è impigliato a qualcosa. E tu fai solo PlayStation? Perfetto. Sali. Mel, resta con Alice. Io provo ad aprire la porta. Cerco un ingresso per voi. Ok? Sta attenta. Tanto dovrò poi cambiare il titolo allora? A questa live. Ancora niente. Vuol dire che sono vestito da dinosauro. Avranno rinunciato. Simpatico. No. Ottimista. Ok, passerò. Dicevo solo una cosa, l'ultima, prima che vai. Tu porti solo la PlayStation o porti anche altre piattaforme? È un bel salto. Sì, direi di sì. Ah, ho capito. Ma la porti dalla Play direttamente o passi attraverso un PC? Ok, Mel. Siamo dentro. Ah, ho capito. No, io tipo anche adesso sto passando dal PC. Capito. Va bene, dai, non voglio rubarti altro tempo. Ci becchiamo però a salutarti sul tuo canale. Ok? Ti saluto e grazie per essere stato qua con noi, anche te sei simpatico. E ci si vede presto. Dai. Ehi. Comincio a sentirmi. Buona serata. Ciao Lord. Bene, quindi ragazzi, avete visto che c'è Resident Evil The Village il demo, quindi vuol dire che tra non molto uscirà il gioco. È la cosa più interessante per me. E appena sarà possibile, comunque la demo ce la spareremo. Ok? Nel frattempo potrei anche pensare di fare il Resident Evil Biohazard, cioè il 7, che comunque è spettacolare. Ragazzi, se non l'avete ancora visto, veramente merita di brutto. Wow, guardate qui, è un cantiere per... E quello ce l'ho sulla Xbox. Al comando cercano sempre pezzi di ricambio. Vediamo, magari mercoledì invece che fare Gears. Beh, Gears però, siete, Gears come lo trovi? Dai, non dirmi che è brutto Gears. Invece per Final Fantasy dovremmo aspettare la PS5. Gears è bello, dai, ha una storia incredibile. Comunque, potrei pensare di fare Resident Evil il 7, che tanto ce l'ho lì, l'ho già giocato, è molto bello. Tra l'altro ci sono degli spaventi neanche normali in quel gioco, anche perché è stato creato per il casco della realtà virtuale. E dico che ogni tanto, ragazzi, ci sono veramente dei pezzi...
Sì, quello forse sì, almeno cioè beh, avventura storia ce n'è, però chiaro hai molto action. Diciamo che è un action action movie, diciamo così, proprio che fai in parte storia con filmato, un action adventure, diciamo così. Ok, ci siamo, dobbiamo riuscire a uscire da questo complesso. Qua si alza solo da un lato. Vengo io, dai. Cerco un sostegno. Oh, cazzo. Da scusa. Ehi, state bene? Sì, si è rotta. E adesso? Abby, guarda. Un passaggio. Allora, lì, bisogna arrampicarsi. Manny, abbi fede, stiamo cercando un modo per salire sul tetto. Bene. Ok. Abbi fede. Beh, contenta di essere venuta. Vabbè, c'è la scala sì. Lì. Ricordami di ringraziare Manny. Prendiamo un po' di oggetti che ci sono qua che mi ho perso. In caso di problemi posso darvi una mano. Quindi comunque in generale vedo che il genere adventure, action adventure è quello che è più quotato, diciamo. Poi vabbè, Apex io lo butto sempre un po' dentro, più che altro perché è quello dove sono più bravo. Ma comunque adesso vedrò di incrementare quel tipo di... Quindi vabbè, dai, magari Resident Evil... Adesso The Village, tanto quando uscirà quello nuovo, sicuramente me lo proverò, perché tanto comunque quello è un gioco che a me piace un sacco. Ti aiuto a salire. E quindi, sì. Vedi cosa c'è lì dentro. Ok, salta su. E faccio salire la tipa in cinque, porca miseria. Niente? Che stai facendo? Ti tiro fuori da qui. Ok, ma senza fretta. Ciao, Robby Shield 88. Che cosa hai iniziato anche ieri? A cosa ti riferisci? Perché stavamo parlando di vari giochi. Tra l'altro ti avviso che mi vedi vestito da dinosauro perché hanno vinto una delle mie sfide punti canale. E quindi... Oh, fatto. Ma ah, The Last. E io invece sono già un pochino cosa? Avanti. È molto molto bello. Io gioco su PlayStation, Xbox e PC. Grazie. Xbox Series X e PC. Appena mi arriva prenderò anche la PS5 e le esclusive diciamo le faccio sulle varie piattaforme specifiche. Adesso stavamo parlando di Resident Evil, per quello dico no, The Last of Us ragazzi è veramente veramente bello questo gioco. Mi piace la storia, mi piace la grafica. Ho già fatto notare tante volte come pur lavorando di quelle che porto in stream è la macchina meno potente la PS4, perché comunque il PC vediamo è più potente. La Xbox Serie X è sicuramente più potente della PS4 e nonostante ciò questo gioco non sfigura assolutamente in nessun modo. Non sfigura assolutamente, quindi cioè vedate i dettagli, le ombre, l'illuminazione, i particolari sui personaggi, cioè ci sono davvero tante cose curatissime, oltre al fatto che la storia è molto bella. Che se poi avete già fatto anche il primo, questo è un degno seguito. Quindi siamo d'accordo con Robby Shield 88. Qui ringrazio per essere passato sul canale e via. Beh no, adesso proprio così no, però comunque è molto coinvolgente. Diciamo che tutte le sequenze eccetera sono fatte con lo stesso motore grafico, quindi quello sì, però devi perderti di attenzione per non capire quello, cioè, però no, il gioco è veramente, non è una critica al gioco questa, è veramente bello. Molto piacere. Ringrazia Alex. E chi è Alex?
Alex. Ah, Alex sarebbe Voldemort. Ok, Lord. Ok, perfetto, perfetto. Sì, lo so, ho sentito che mi è venuto qua prima, ci siamo conosciuti. Adesso poi andrò a vedere alcune live che fa lui, perché anche lui fa dei giochi che mi interessano, magari non tutti, vedete, Mortal Kombat non mi interessa, ma ce ne sono diversi che mi interessano, quindi assolutamente mi sentirò con lui. Ah, Alex Dundee, l'altro Alex. Ah sì, Alex, lui è un grandissimo, è le 21 inizi, quindi tra pochissimo. Piacere anche per me. Sì, Alex, noi, io e lui siamo proprio amici da una vita, nonché condividiamo anche la stessa città di nascita. Io abito ancora qui, lui si è trasferito, ma comunque io e Alex siamo molto amici, da un sacco di anni che ci conosciamo, che ci frequentiamo. Ho lavorato anche per lui e i suoi eventi, ho portato i miei atleti, no? Alex poi è molto esperto di MMA nel suo campo, è uno che sa perfettamente cosa dire, ma non solo di quello, eh. E ora? Cioè, sono tante le cose di cui lui è, cioè non è uno che parla a vanvera, prima di dire le cose si informa, sa che cosa dire, sa di che cosa sta parlando in generale. Ok, fin qui ci siamo. Ok, fin qui ci siamo, e adesso dobbiamo capire come andare di là. Ok, come faccio ad andare di là? Allora, dunque, adesso ho lanciato la corda di lì. E ora come faccio ad andare dall'altra parte? Arrampicati. Ma se mi arrampico viene giù la corda. No, non me lo fa neanche fare, vedi? Devi provare a saltare di là. Puoi provare a saltare di là. Se ti hai fatta la corda vuol dire che devi alzare con corda. No, non mi fa saltare di là. Dunque, cos'altro posso fare? Con corda? Ma la corda, vedi a che altezza è? Prova! La corda qua non me la fa più prendere. Ok? Ora devo capire come fare, forse devo tornare giù. Prendi la scala. Ah sì, questa qui è vero, posso prendere questa qua, posso togliere questa e metterla dall'altro lato. Ecco qual è l'inghippo. Avete visto? Le donne sanno. Se mi fa camminare. Devi tornare sopra. Oh mannaggia, devi farmi fare tutto sto giro. Potevo passare da là. Qua potrei passare. Posiziona. Voilà. Ce l'abbiamo fatta. Ottimo. X. Io faccio confusione con i tasti di una dell'altra e l'altra ancora. Vedi? Wow, è un bel salto. Soffri di vertigini? Soprattutto se guardo giù. Bene, qua c'è la nostra scalettina, dovremmo essere in grado di uscire qua. E via, a cielo aperto. E ogni volta che vado in schermate luminose, Manny, mi si arriviamo. Illumina la faccia e aumenta l'esposizione. Guarda, adesso poi ecco c'è come in Ucraina, tutti... Chernobyl. Possiamo tagliare cosa? Dallo scalo. Come in Ucraina, possiamo scendere da qui. Sì, beh, questo insomma è un po' più apocalisse zombie. Immaginare. Però c'è un gioco che è una figata. Non so se lo conoscete. Metro 2077, esempio, o Metro Redux, ci sono qui. Vari Metro Showdown, ci sono vari Metro. Quello lì è veramente bello. Un altro gioco. Quel che vale, mio padre ti considera Metro non è male. Anche se comunque il Resident Evil dovrei mettere d'accordo tutti. Detto che ero un idiota. Cioè, ma hai i dischi fisici, Franco? O li hai in digitale? Alice. Se hai i dischi potrei chiederti di prestarmi per fare le live, che non vado a comprarli così.
Se vuoi, se puoi, piuttosto mi copio il disco. Calma fiatta qui. Sì. E poi, se no me lo presti, te lo ridò, che è meglio. Beh, non facciamo siamo pirateria. Quasi all'avamposto. Quando arriviamo a casa, mi piazzo sul divano. Ok, perfetto. No, ma ce n'è uno nuovo, che è uscito da non tanto, che tra l'altro mi sembra che abbia un motore di ultima generazione. Però andate a vedere, ragazzi, mentre siete qua, apritevi YouTube su un'altra cosa, andate a vedere il gioco, si chiama Il. Come si chiama? Lo scrivo come la ragazza che cavalca il così. Ah, bellissimo. Ciao Dirby! Ben arrivato! Come stai? Tutto bene? Vuoi dire il nostro? Ogni tanto ci vieni a trovare. Sì, sì. Adesso, tra l'altro, visto che l'altra volta hai detto che non sai quando sono online, ti dico che in generale al lunedì, al mercoledì e al venerdì sera alle 7:30 ci sono. E queste sono le fisse. Poi di solito faccio il sabato sera o la domenica sera. Poi vabbè, ce ne sono altre che faccio magari a random. Però quelle fisse sono lunedì, mercoledì e venerdì. Alle 19:30, sai che avevi detto non sempre ti... Perfetto, perfetto, guarda, anche noi abbiamo sempre il piacere ad averti qui tra noi. Tanto parlavamo di vari giochi da portare, Resident Evil, non ragazzi, Resident Evil, eccetera. Qua. Adesso purtroppo la demo di Resident Evil The Village è solo su PS5, io ho ancora la 4 e la 5, bisogna aspettare che torni disponibile. Non mi piace. E lo so. Solo dopo potrò occhi portarla, aperti. Quindi se non esiste una versione per PC... Bisognerà aspettare che sia disponibile su tutte le piattaforme. Calma, ce ne sono ancora. Dai un'occhiata, Franco, così se ci fosse me lo dici. C'è gente. Vediamo un po'. Eccoli là. Alla fine sia con questi che con Ellie, quella del gioco intendo, mi trovo a combattere sti cazzo di iene che sono dei grossi figli di puttana. Beh, dal legno al piede di porco faccio volentieri il cambio col piede di porco. Cazzo, ce n'è uno col cane lì, vediamo un po', non lo vedo, perché se ce n'è uno col cane dovrei usare una molotov per bruciare il cane, perché cane è troppo bastardo. No, è senza cane. Ma qua ce n'è uno che si sta avvicinando, quindi questa è la mia prima vittima. Ah no, sono due, porca puttana. Se sono due non posso prenderli. Andiamo sotto, li raggiriamo per forza. Devo farne uno alla volta. Perché sono? Prendiamo prima quella dietro. Madonna, si è girata la zoccola. Guarda, ce n'è due anche di là. E vai, no? Vado, mi ammazzano se vado. Diciamo che ricarichi. Visto che ci sono. Dunque, ora vediamo come poterli prendere questi qua. Salta sopra. Ma se vado sopra mi vedono. Vedi, c'è un altro che ammazza, dai, sopra. Preferisco fare il giro, ammazzarne uno di qua. Troppo lungo. Lo so. Vai ammazzare. Bisogna fare. Devo avere un po' di calma in sti giochi. Da solo potevi uccidere. E di uno è lì, questa invece si è separata. Sono quattro. Sì, ma la prima da uccidere è questa che è da sola. No. Sì, ma non se ne accorge, l'ammazzo silenziosamente. Silenzio. Zack. E via. Andata. Non mi ha lasciato munizioni, niente. Oh,
cacchio, sta tornando indietro. Via, però se la vede viene qua e la posso beccare. Ma qui ce n'è un'altra. Ammazzalo. Aspetta, se sparo arrivano tutti. Devo ammazzarli silenziosamente. Calma. Cosa hanno loro? Eh? Che cosa hanno loro? Che cosa hanno? Malattia. No, no, sono una setta, loro sono normali. Non so cosa. Ritacciamo lo scalo. C'è qualcuno. Questi non sono malati, sono uomini malati. Sono solo sporchi. Nessuno che mi lascia niente, munizioni. Lì, qua ti ha lasciato qualcosa, guarda. D'altra parte, lì, via, comunque. Gira. E ancora? Dove c'è uscita? Lì, sotto, quello. Ma non si può prendere. È solo di figura. Qui però c'è qualcosa. C'è munizioni. Ok, ne abbiamo ammazzati tre, comunque. Uno è là. Qualche arma sopra. No, è là. Due sono lì, cazzo. Ci sono i lupi! Cazzo! Nel frattempo, grazie per seguirmi. M. Baietta. Ciao. Bawa. O Baez, non so qual era. Ma cosa hai vestito? Perché hanno vinto la sfida e quindi mi hanno fatto vestire da dinosauro. Ciao, come stai te, tuo fratello? Tutto bene? Quindi devo farmi tutta la live vestito da dinosauro oggi. Non c'è scampo. Se torno indietro nella live vedi che ho fatto anche dei grossi primi piani, ho fatto vedere la coda e tutto quanto. Sto bene, grazie. Voi come state? Giochicchiate ancora qualcosa? Ormai avete appeso la tastiera al chiodo. Ah, su COD mi ha chiamato qualcuno a giocarlo, ma cioè, gioco ad Apex in generale, di quel genere lì. E poi faccio molti survival horror, avventure, action adventure, tipo queste qua. Mi piacciono parecchio, mi piace parecchio anche chi guarda il mio canale. Cosa ce n'è ancora? Questo prendiamo la sua accetta. Ma ce n'è uno là in fondo. Sono ben più di quattro questi. Vediamo se c'è altri. Altro è meglio che in muro anche un po'. I kit medici rapidi sono fantastici. Questo è The Last of Us parte 2 su PlayStation 4. Io streamo da PC, da Xbox Serie X e PlayStation 4. Non appena mi arriverà, visto che non è disponibile, farò anche dalla PlayStation 5. Sì, questo è il single player. È un survival horror molto molto carino, molto, anzi proprio bello, devo proprio dire la verità, ha una storia molto molto bella.
questo momento ti sei beccato una fase molto stealth. Qua potrei anche combatterli, ma sono troppi e quindi me li faccio uno a uno. Guarda quanti sono. La cosa figa è che vedono solo me. Al mio amico non lo vedono proprio. Mi hanno visto. Cazzo. Sta giù. Ok, uno l'ha ucciso lui. Vediamo dove l'altro. Devo capire dove. Conviene scappare. Visto. Andiamo giù. Adesso viene a cercarci e la mettiamo silenziosamente, senza sprecare munizioni o altro, perché non sono molto attrezzato come munizioni in questo momento. Vieni. Probabilmente questa è l'ultima. Trovata! Va bene, dai, quando vuoi, salutami anche tuo fratello, mi raccomando. Porca troia. È andata? Boh. Non ne vedo altri. Li abbiamo stesi tutti. Con me. Andiamo. Sì, si fa sicuramente da qua. Sì. Qua. Ragazzi, qua su. Ok, vediamo se c'è qualcosa di utile qui. Sì, proiettili da pistola che sono a corto. Facciamo anche ricaricare. E facciamo anche se si può creare un kit medico. Ok, andiamo. Proseguiamo. Guardate, ci siamo quasi. Non mi era ancora capitato di gironzolare col cane. VLF. Stiamo arrivando alla base dei VLF, i Viva la Figa. Eh sì, è vero, in questo momento sto usando i Viva la Figa. Grandioso. D'accordo con lui. Di qua. Anche se questa tipo è tutto meno che figa. Cioè, guardate che roba, è un ammasso di muscoli. Cazzo, ma quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5. Basta. No, 6. Ah no, 3, 2, 5 di là, se non sono di più pure. Sì. Quello che non riesco a capire è come il cane se ne stia buono lì. Guarda, quell'altro si è messa là sopra, tra un po' ci vedono. E devo per forza. Una me la ammazzo easy. E gli altri dobbiamo combattere. Lupi! Circo 3! Madonna. Non può sparare. Andiamo. Mamma mia, corro. Sono quasi adesso. Non mi hai schizzato. Vai, mi hanno fatto. Sono tanti. Vediamo se posso crearle molotov, così ne brucio vivo qualcuno. Potessi crearle molotov, non sarebbe male. Vediamo. Ah, posso fare le bombe a tubo. Sì, ho cane. 2. Ok. Bomba a tubo. Dov'è che sono 2? Là. Sono già 3. Cazzo morto. La stessa idea. Corri, zocco. Vabbè che si è bloccata lì, non correva sta. Zoccolona. Muscolosa. Cosa c'è qua dietro? Un gatto. Ah, è la coda. Anche la coda del mio vestito da dinosauro. Thank you.
stanno lì vicino tutti e due. Vorrei prenderli tutti e due così. Attenzione! È un'imboscata! Il cane è attaccato. Ce ne sono troppi! Sono troppi, sì. Mi vado qua. Riparo! Mi vado a lottare. Giù! Ti prende! Perché non sta giusta zoccola? Oh, sono arrivati in forza, non male. No ragazzi, eravamo messi male, salvati al pelo, non avevamo neanche munizioni. È ora di tornare a casa. Bene, andiamo a vedere se qualcuno di questi ha munizioni, sì. Vi amo, giuro! Darò i vostri nomi a tutti i miei figli! Darò il vostro nome a tutti i miei figli. No? Ci avete salvato il cuore. Fortuna che siamo venuti. Abbiamo sentito ogni sparo. Meno male. Andiamo a prendere un po' di munizioni a destra e a sinistra, ma non vado ancora via. Ma che roba, sono. Deambulo in maniera stramba perché sono tutto ferito. Curiamoci, va. Non ancora. Oh, qua c'è un ferito alla mano. Cazzo, stai bene? Credo sopravviverò. Ehi, fammi vedere la mano. Sì, sì, quello che non è. Dopo li facciamo. Non subito, però. Devo spostare la camera. Sai che c'è la sequenza. Dopo la sequenza andremo a fare i 10 piegamenti sulle braccia riscattati da scattina marina. Lo so, ci siamo quasi. Apri il cancello. Devono passare. Mel. Cosa? La schiena. Stringi più forte che puoi, ok? Porca merda. Non me ne ero accorta. Ehi! Sono in due. Ha una ferita d'arma da fuoco alla mano. Ehi. Sei stata brava prima. Sembra un complimento. Penso a stare bene. Sta qui, Alice. Vieni, da questa parte. Siediti. Ha perso un bel po' di sangue. Non dovrebbe uscire. Andrà bene. Andrà tutto bene. Posso stoppare mentre c'è la storia? Ehi, che abbiamo qui? Su, piccolo. Lei è Alice. Su, Alice. Da brava. Grazie. Queste nuove reclute. Non mi fido. Grazie ancora, gente. Ehi, Manny, aspetta. Ok. Allora, ragazzi, visto che c'è il 10 piegamenti sulle braccia, guardati bene. Li dovrò fare. Guardati e bene. E quindi, sì, due volte, vabbè, 20. Tre. Cambia poco. Tre. Tre, vabbè, 30. Faremo quei 30 piegamenti sulle braccia. Andrò a mettere una schermata grossa. Quindi pronti a fare clip, a fare puttanate, tutto quel che volete. Devo solo spostare la cam per farlo, perché sennò non c'è modo. Metti un po'. Okay. Quindi... Allora, aspettate un attimino, che andiamo a predisporci per i piegamenti sulle braccia. Nel frattempo rifaccio vedere il vestito da dinosauro. I piegamenti sulle braccia verranno fatti
col vestito da dinosauro addosso. Toglierò le cuffie però, per farlo. Quindi voi mi sentirete, ma... Eccomi qua. Adesso mi era caduta la... la cuffia sulla tastiera, aveva cambiato la scena. Ok, adesso devo fare i piegamenti sulle braccia col vestito da dinosauro. Ok? Quindi, qua, quindi vedete che mi alleno anche quando non ho allenamento. Ok? Quindi sono 30 stati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E adesso uno bonus. Uno, due bonus, ok? E ha fatti fare pure due bonus su un braccio solo. Ragazzi, quindi aspettate che rimetto a posto la webcam, che si è spostata tutta, chiaramente. E rieccomi qua. Quindi avete visto anche i piegamenti sulle braccia, fatti anche questi. Ora rimettiamo le cuffie. Rimettiamo le cuffie. E via. Aspetta che non ci sento un cazzo così. E voilà. Ritorniamo al nostro game. Questa serata dura. Sì, devo rinominare questa live. Qualcosa è successo di tutto. In questa live. Vestito da dinosauro, piegamenti sulle braccia. Penso che tra l'altro io tutte le live che sto facendo le sto caricando anche sul mio canale YouTube, dove a differenza di Twitch, dove dopo più o meno 15 giorni si cancellano, rimangono lì se non le cancello io, quindi lo sputtanamento rimane a vita. C'è anche quella dove ho cantato. Ehi ragazzi, cosa hai per noi? Niente incarichi. Ok, quindi devo andare tra l'altro, mi ha detto Andrea di impararmi la canzone Vibratore dei timidi. Quindi sarà. Devo scaricarmi questa canzone, studiarmela. È successo qualcosa. E lì ci sarà veramente da ridere, mi sa. Prima dobbiamo pensare a me. Mamma mia, quanti sono questi? Non ho mai visto nessuno di loro. Tu? Ehi là, Eddie. Ehi là. Ah, qua posso anche modificare le armi. Modifichiamo questa qua. Dobbiamo modificare la capacità. Vai per favore, no, fai solo un casino qua. Nel frattempo il cane ulula. Ehi, è bene, un bel lavoro, complimenti. Grazie. Hai visto Isaac, Abby, per caso? Vieni qui. No, con questo casino mi nasconderei anch'io. Sì? So dell'imboscata. Dov'è stato? Era circa qui, vicino ai magazzini. Merda. Stanno superando il perimetro. Sai dove è Isaac? Era qui 5 minuti fa. Ok, grazie. Cerco in giro. Tanto avete fatto qualche clip, come vi ho detto voi potete fare le clip, non so quale sia il pulsante, però ce ne sono una o due registrate, una da Sessi di Sangue, una da qualcun altro sul mio canale, restano lì. Come è successo? Quindi se volete potete farlo. Si fa male. Già. La sembra pulita. Sì, va qui. Non può essere vero. È una distorsione. Non c'è niente per il dolore. Qua presente derubo l'infermeria. Ora finiamo il conto. Va meglio. Beh, grazie agli antidolorifici, sì. Sì. Tieni duro. Come va? C'è chi ha bisogno. Almeno ho ancora qualche dito. Te ne bastano tre. Grazie. Lo so, è successo troppo in fretta. Ma poteva andare peggio. Ah, parli del diavolo. Ragazzi. Come stai? Qua c'è Nora e c'è due che ho ucciso su tre. E sarò come nuova.
su 4. Dovete dire questa testona di starsene buona. E anche il tipo dietro, la tipa dietro. Sta buona. Quindi questo è un flashback con quelli della diva figa. Ehi, delle braccia forti. Ti andrebbe di darmi una mano? Certo. Non scappare. Vi aspetterò qui. Buona buona. Nora, sei rilassata un po'? A breve mi trasferiscono all'ospedale Ovest. E non posso lasciare niente. Come sta, Mel? Davvero. Il bambino ha valori sopra la media, ma sono ottimista. Qualcuno deve avvertire Owen. È ottimista? Lui potrebbe essere qui. No, non, sì. Non durerà molto quel bambino, visto che la tipa l'ha ucciso. Devo farvi prima vedere che possa partorire, ahimè. Cosa c'è? Mi dispiace, ma... Seguitemi. Oddio. Sono nostri uomini. Sì, e ne stiamo aspettando altri. Non dirlo a me, chiaro? Nora. Non ancora. Vieni. Quindi, devo metterli da un'altra parte che potete parlare. Chi c'è in quel sacco? C'è in questo sacco? Oh, merda. È Danny. E che cazzo è Danny? Ah, Danny è quello là che è stato torturato. Dov'è Owen? Non lo so. Qualche giorno fa hanno avvistato delle iene vicino al porto. Danny e Owen sono usciti a vedere. E oggi le guardie hanno trovato Danny vicino alla recinzione. Ah, è la coda, questa cosa qua dietro. È tornato fino a non qui. Capivo che cosa dietro la schiena. Pincia siene, di costa e puta. Isaac gli ha parlato finché era cosciente. Sì, gatto Luis. Ma pare che nessuna unità tornerà da quelle parti. Owen, invece. Hai chiesto qualcosa ad Isaac? Sì, ci ho provato. Ma mi ha detto che devo stare zitta. Mi ha fulminata con lo sguardo. E quindi mi raccomando, non dite niente. Owen è uno in gamba. Di sicuro sta bene. Dov'è Isaac? Sarò discreta. A quanto ne so io, beh, negli alloggi. Ok, vado a vedere. Grandissimo GG di Gruppo d'Acciaio. Fatemi avere notizie. Certo. Sei riuscito a fare altre clip? Come avevi fatto a fare la clip, Stefano? Avevi cliccato qualcosa? Cazzo. Forse quando perché Isaac qua, non ha inviato una squadra per inviare il messaggio. Forse l'ha mandata senza dirlo a Nora. Vedi? Lo spero, cazzo. Io posso mettere. Vedi, quando clicchi l'emoticon, ti appare vicino anche la telecamerina. Probabilmente è quello. Ciao te, ci sei. Ah, ok, va bene. Va bene. Ciao Franco. Dov'è Isaac? È dentro. Ecco, questo mi somiglia un po', Grazie. Sono più bello io però vestito da dinosauro. Oh, guarda chi c'è. Guardate che ho messo la cam troppo in alto, è così, perfetto. Non posso. Ora mi si vede meglio. Cerco Isaac. Come vuoi, fenomeno. È il prezzo per essere il migliore. Mm-hmm. Ci vediamo. Come ho in questo posto? Si è scritto qua? Cosa sarà un ostaggio?
Dopo stamattina avrei un paio di paroline per loro. Ti capisco. Ehi, hey, Abby. Dobbiamo salire. C'è Isaac dentro. Oh. Ne ha ancora per molto. Ha detto di avvisarlo al vostro arrivo. Venite. Lunghi comunque questi flash, perché sono praticamente signore, giochi nei giochi. Ci sono Abby e Manny. Non deve addormentarsi. Signor, sì. Saliamo. Saputo che siete finiti nei guai. Non abbiamo subito perdite, solo qualche ferito minore. Agli altri è andata peggio. Vorrei sentirlo più spesso. Mai visto la base così piena. Abbiamo ancora un giorno. Sto aspettando altre unità. Che succede, capo? Tutte queste scarmaglie. Non si può continuare così. E quindi... cosa? Pensavo ad un'altra tregua. Ma quanto tempo passerebbe prima che qualche coglione nostro loro mandi tutto a puttane? No. Devono essere tutti. Signore, abbiamo provato ad attaccare. Non in questo modo. E non con tutti. È una tempesta a pochi giorni. Potrebbe coprire l'avanzata. Voi due guiderete l'avanguardia. Vogliamo proprio fare l'attacco a Jackson. Pesante. State pronti. Oppure a questi qua. Voglio Owen. Quando tornano lui e Danny? Chi ha parlato? Nora? Nessun segreto per nessuno a Salt Lake, eh? Owen sta bene? Per quanto ne so. Ma perché non hai mandato una squadra a cercarlo? Ha sparato a Danny. Per proteggere una iena, a quanto pare. Stronzate. Chiedo scusa. Non è da Owen. Ti sbagli. Stai insinuando che in punto di morte Danny mi avrebbe mentito. Signore, se questa voce gira, Owen è morto. La gente farà a gara per sparargli a vista. E allora smettetela di far girare la voce. Voglio cercarlo. Lo riporto qui e andremo in fondo alla... Dicevi che manca un po' alla tempesta. Abbiamo soltanto una possibilità. Viene prima del bene di tutti. Di sicuro prima di Owen. Se si fa vedere, d'accordo. Gli do il beneficio del dubbio. Andremo in fondo alla questione. Mi servi, Abby. Chiaro? Sì. Chiaro. Bene. Studia il piano e ripassa la lista. Prendi da mangiare. Poi parliamo. Owen non può aver ucciso Danny per una iena, giusto?
qualcosa? No. Abby, no. Domattina sarò qui. Coprimi fino ad allora. Isaac ti farà a pezzi. Non prima dell'assalto. Hai sentito? Gli servo. Se Owen è là fuori, come diavolo pensi di trovarlo? So dove è diretto. C'è il flashback nel flashback. Che c'è? Dico sul serio, smettila. Ok. Perché non vieni a goderti il panorama con me? È bello, bellissimo. Siamo arrivati fin qui e tu te la fai sotto a soli due passi dalla meta. Sì. Sì, stava arrivare su, quindi. Ti spiego come fai. Qua si vede là. Adesso porti qui le tue chiappe, ti siedi sul bordo, oppure ti metti al posto dei bambini, e poi ti godi la vista. Ma cazzo, c'è sta stira staccata. C'è l'allenamento. Davvero? Se invece lo saltassimo solo stasera. No. Beh, parliamone. Io ho spostato che si era staccata la tastiera. Si è fatto tardi. Già. Ok. No. No, non farlo, è troppo alto. Oh mio Dio. Sai, non posso continuare a vivere così, Abby. Owen, sul serio, giuro che ti lascio. Owen. Ti ho sempre amata. No! Owen! Lo zaino non deve essere il top. Abby! Sono qui, brutto cretino. Ti sei tuffata, senza avvisarmi. Pensavo fossi affogato. E volevi venire a salvarmi? No. Volevo impedirti di risalire. Ho trovato una cosa che ti piacerà. Cosa? Credo che dovrai seguirmi se vuoi scoprirlo. Owen, dobbiamo tornare. Guarda che cosa carina che vanno anche prima in profondità nei personaggi della Owen, fazione nemica, diciamo. Cosa così. Credi? Che cacceranno via delle luci smarrite senza un posto dove andare? Forse. Preferisco non scoprirlo. Vieni a vedere questa cosa. Hai un bel respiro? Questo cos'è? Non lo so. L'acquario. Andiamo avanti. Sì, cazzo. Quegli zoo, ma per i pesci.
Un acquario si chiama. Guarda questo cucciolotto. Ho visto una foca giorni fa. Era piena di macchie. Non hanno le macchie, sono marroni. Quelli sono leoni marini. No, no, è impossibile. Ma io l'ho vista. Ehi, dammi una mano. Sì. Vieni. Questo cosa sarebbe? Direi che sembra una specie di teatro, ma per i pesci. Cosa? Cosa sei, un gallo? Beh, sono un lupo, è il mio ululato. Sei un cretino. La barca era parte dello spettacolo. No, qualcuno ha trasformato questo posto in una specie di mulo. Vestiti da bambino. Qui c'era una famiglia. Guarda questi disegni. Ok, basta con questa barca. Andiamo con lo zoo per pesci? C'è dell'altro da vedere? Certo. Andiamo. Ce la fai a passare da lì? Dammi una mano. Sì. Vieni. Ok. Che cazzo? Guardati. Ieri ho sollevato 83 kg. Ok. Adesso sì, perché stavo facendo godere le sequenze che parlavo. Allora diamo un'occhiata veloce in giro e... Non sto parlando molto per farvi sentire che cosa dicono tra loro, visto che stanno esplorando la storia dei nemici sostanzialmente. Che mi stanno facendo usare quelli. Santo cielo. Zio Kank e balena. Che roba pazzesca. Aspetta qua, c'è la foca. Ehi, Owen. Niente macchie. Guarda. Beh, quella che avevo visto non era di bronzo. Vediamo se c'è qualche oggetto. Una vasca nel pavimento. Riesci a immaginarlo pieno di gente? Con i bambini che corrono, le risate. La cartolina. Miglior viaggio di sempre, il dio dubilato di Penny 2013. Scusate, lupo di mare è un'altra cosa. Gaff. Bene, qua si può salire. Guardate che figata la bocca dello squalo lì. Questo, se siete qua, io vado sopra. Forte la bocca dello squalo. Anche sta balena per aria non è male. Tutti i vari pesciolini. C'è anche il caffè. Andiamo al caffè.
qua ci dormiva gente. Scarpe, ma che roba. Un biglietto. Il rispetto per un padre è sempre un motivo d'onore, ma il tuo cerca solo di controllarti. Vuoi farti sentire un bambino perché hai troppa paura di comportarti da uomo. Meriti di vivere in una comunità che possa incoraggiare uno spirito forte. Questo vai per me. Vabbè. Giriamolo. Tra 5 giorni ripasseremo davanti al vostro acquario. Se volete unirvi a noi, accendete una torcia sul molo e aspettate arriva. Che lei possa guidarvi. Ah, questi sono i tizi che si sono uniti, quelli della setta. E vedete, se ne sono andati con loro. Qua c'è anche un cadavere. Oddio. Se c'è una puzza non... Questo è il nostro capitano. Non indifferente. Merda. Vediamo cosa ha scritto. Max deve andarsene da qui. Non può passare la vita chiusa in questo palazzo putrescente. Diventerebbe un debole come te. Quando i soldati ti hanno ucciso la mamma, sei rimasto immobile con codato. Che se potresti dargli, avresti dovuto resistere e vendicarti come l'hanno ridotta. Voglio che Max sappia cosa significa lottare per costruirsi una vita degna di questo nome. Questo mondo è spietato, ma sta a noi cambiarlo. Solo da deboli possiamo trovare la nostra vera forza. Forse troveremo un giorno in quel caso. Spero di non trovarti ancora seduto sulla poltrona del cazzo. Invece lo trovi lì perché è morto sulla poltrona. I figli sono scappati con le iene. Gesù. Beh, se non altro abbiamo le chiavi. Sei tremendo. È uno scheletro, a lui non servono. Questa ha ragione. Io non capisco che cosa spinga la gente a unirsi alle iene. Perché no? Perché sono una setta di squili bravi, semplice. Nelle ZQ le luci erano considerate terroristi, fanatici. Non è lo stesso. Era per dire... Non possiamo liquidarli come pazzi. Non dire queste cazzate allo stadio, ok? Ok, ok, scherzo. Dice che è la famiglia della barca? Penso di sì, sì. Max's Place. Il posto di Max. Vuoi provare le chiavi? Ah, proviamo sì. Le chiavi. Questa? No. Allora... Trovata. Cavolo. Ci avranno messo un secolo. Minchia. Effetto mare profondo. E vai, qui c'è un ascensore. Scala. Non vorrei calarti là sotto. Andiamo. Owen. L'ultima volta. Promesso. Yeah. L'ultima volta. Solo... Non guardare giù. Vai e basta. Ho già risolto di vertigini, sta qua, abbiamo scoperto. Vorrei conoscere il ragazzino. Beh, è una iena. Forse l'ha incontrato. Ah, cavolo. Spero di no. Wow. Da sotto. Vieni, entra. Siamo nella cupola sott'acqua. Wow. Sì. Eccola lì la foca, quel che è. Hai visto? Te l'ho detto, hanno le macchie. Sì, certo. Cupì? Cupì, lascia stare. Prossimamente farò una stanza per le foche, i trichechi qua. Questi sono etero.
Sì, ormai anche su Netflix sono tutti d'altra sponda. Con tutto rispetto, ci mancherebbe, però... È per questo? È per questo, vero? Ti disgusta, puoi dirlo? Sì. Non va bene fare così quando fai qualcosa. Avanti, Abby. Scusami. Non chiedere scusa. Parla con me. Io lo so che non abbiamo altre piste. Ma Joel è ancora là fuori, credimi. Lo so. Che devo fare? Torniamo indietro. Abbiamo l'addestramento. Va avanti tu. E invece tu? Io resto ancora un po' qui con le foche. Che cos'è quello? Dici? È fuori una bocca a casa. Scusami. Senti, te l'ho detto. Non chiedere scusa. Ok, siamo qui. Chinatown abbiamo. Intanto volgiamo quasi al termine di questa live. Finiamo questa parte qua e vediamo se vi fa tornare alla... alla protagonista del gioco, non all'antagonista. Quindi non questa parte. No, non sappiamo cosa è successo. Devo trovarlo. Intendo. Stiamo andando a cercare quel famoso adesso. Owen. Ehi, Abby. Mi stai aiutando a scappare, lo apprezzo. Come pensi di raggiungere l'acquario? Con la superstrada? No. Troppe pattuglie, sarebbe un suicidio. Non ho scelta, l'acquario è ovest. Basta seguire il sole. Io vengo con te. L'ho fatto altre volte. Ci sono troppe iene in questa zona. Manny, ti prego. La PlayStation? D'accordo. Dentro casa, in quasi tutte le case c'è la PlayStation qua. Giù, ma io voglio prima andare forse qua perché di solito qua c'è roba, infatti vedi. Oggetti creazione. Qua c'è il bagno, si può non andare in bagno, specialmente quando sei il personaggio donna. Adesso salto giù, aspetta, devo vedere qua c'era lì, forse si riesce ancora a salire. È aperta. Sì, infatti. Sapevi che qualcuno vive qui? Vediamo che dice. No. Sussurrando in spagnolo. Ehi! È privato. Oh mio Dio. Questa è casa tua. Quante alcove hai in questa ZQ? Che, perdon, non hablo tu idioma. Sì, abbiamo beccato il messaggio sexy. Ehi. Grazie. Per questo? Sì, e tutto il resto. Sei un amico. Andiamo, Abby. Sai che non tengo le motività. Sicuro? Forza. Bene, fammi gli auguri. Quando lo trovi, non fargli troppo male. Ci proverò. Sul serio, fa attenzione. A dopo. Ok.
E su questa sequenza noi ci andiamo a fermare, andiamo a salvare il gioco prima di tutto, perché sennò poi va a finire che per sbaglio mi perdo qualcosa, e rimandiamo The Last of Us alla prossima, che dovrebbe essere venerdì. Ritorno in... Tra l'altro vi piacciono queste nuove grafiche? Avete visto che ho cambiato un po' di cose, per alcuni ne ho fatte altre, per alcuni giochi ne ho fatte altre, per alcuni ho fatto queste e via, però in The Last of Us in linea di massima utilizzeremo queste. Nel frattempo io vi vado a salutare per questa sera e vi rimando alla prossima, che dovrebbe essere mercoledì sera, però c'è una possibilità che mercoledì sera non potrò farla e quindi la sposterò e vediamo un po' quando sarà fatta la stream, se la sposto. Comunque vi avviso sia su Telegram che su coso. Ricordo che trovate sotto sia il link al canale YouTube, il link al gruppo Telegram, che tutti i contatti possibili e immaginabili. Quindi vi saluto e vi rimando alla prossima. E magari siete, non escludo che se mercoledì faccio la live potrei portare Resident Evil 7, che se non l'hai mai visto è uno spettacolo. Ok? Dai, vi saluto. Ciao a tutti, buona serata, buonanotte. Ciao, 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 ciao.